le custode. C'è una pubblicità che dice che ci sono cose che non si possono comprare. E quindi adesso che facciamo? Adesso basta. È finita. Come è finita? Lei ha promesso a sua sorella che avrebbe trovato la madre di Elia, io l'ho promessa a suor Angela, e quindi... E abbiamo fatto il possibile. Ma Esther Folli ha un nome falso e la madre di Elia potrebbe essere chiunque. Non abbiamo nessun indizio, niente. Ci sarà qualcosa che possiamo fare, no? Sì. Possiamo trovare una famiglia per Elia. Una famiglia che gli voglia bene e che lo faccia sentire al sicuro. Una di queste cose è la famiglia. Avete visto la mia scarpa? È sotto il divano. Permesso. Diglielo. Dopodomani c'è la giornata padre e figlio a scuola. Mi potresti accompagnare? Certo che ti accompagno. Certo. Hai visto? Che ti avevo detto? Meno male. Ti avevo scritto alla gara di braccio di ferro. Bene. No, scusa, braccio di chi? Braccio di ferro. È una tradizione della scuola. Una gara tra papà. E che c'è? Qualcosa non va? No, 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 no. Perché? Chi è che non partecipa a una gara di braccio di ferro il giorno d'oggi? È così moderno. Un'altra cosa che non si può comprare sono gli amici veri. Ma non vai al lavoro nemmeno oggi? Sto bene. Ho solo preso una settimana di ferie. Per guardarmi un po' intorno. Giusto. Perché non si sa mai che cosa può succedere nella vita. Magari c'è la svolta dietro l'angolo e tu giri dalla parte sbagliata. No, magari giri dalla parte giusta. E l'uomo della tua vita ti chiede di uscire. Magari moro, separato e con un figlio. Non tutto gira intorno a Giuseppe, ma grazie. Oppure fai il canestro della vittoria sul suono della sirena. Insomma, le cose più belle della vita sono gratis. Ma questo non vuol dire che siano facili o scontate. Franco, lo sai che non puoi stare qui? È meglio che te ne vai prima che arriva l'ingegnere. Non ti vergogni. Tu sei un venduto. Sei solo un venduto. Perché una volta perse è molto difficile riaverle indietro. E allora resta solo il rimpianto e la rabbia. Every thought, every breath, every smile we can share leads to him. What you crave slips away. If you look, you find a way. Trust your eyes, what's to fear? Every time is but the sign. It leads to him. It leads to him. It leads to him. It leads to him. It would be his soon. Giornata? Ho avuto una brutta notizia. Almeno tu non devi fare braccio di ferro. Dopodomani c'è la giornata padre e figlio e gli hai mai chiesto di passarla con lui. Bello? Sì, sì, sarebbe molto bello se non fosse che in quella scuola hanno un fetish per il macismo anni 80 e i genitori si sfidano a braccio di ferro manco fossero dei camionisti. Aspetta. Tu dovresti fare il braccio di ferro. Tu mi hai tirato su il morale, grazie. Grazie a te per la comprensione. Vado ad aiutare Ettore. Oggi ci sono le colazioni gratis per i poveri. Allenati.
Qui manca un cornetto. Ci vogliamo muovere, barista? Capito, un attimo. Arriva. La pazienza è una virtù e anche la gentilezza. Colazione gratis e insegnamenti morali. Qui nutriamo il corpo e lo spirito. Ricordatelo. Suor Costanza! Che bello vederla! Avevo proprio bisogno di lei. Che cosa è successo? Venga, venga. Si tratta della mamma di Elia. Non riusciremo a trovarla. Ormai abbiamo proprio perso le speranze. No, no, mai perdere le speranze. Perché se non si trova vuol dire che è la volontà del Signore. E poi ci sarà un'altra famiglia pronta ad accoglierlo. Più vicino di quanto pensi. Va bene la provvidenza, ma cerchiamo di rimanere realisti, ok? Ecco. Lei invece che ci fa qui? Sono venuta a dare una mano. Cosa c'è da fare? Ragazzo, lascia stare il cappuccino, rilasciati che ci penso io. Sono bravissima a fare i cappuccini, lo sai. Buonissimi. Certo, certo, certo. No, no, ma ho capito. Va bene, certo. Fate schifo, fate, capito? Dovete vergognarvi. Franco, che succede? Avvocati. Spero solo di non averci mai a che fare. Non è vero. Non tutti gli avvocati sono brutti, sai? Aspettami qui. Arrivo subito, ok? Caso pro bono. Perché dovrei accettarlo? Perché non mi sembra che hai molto da fare in questo periodo, eh? E poi perché ci sono molti modi per fare l'avvocato. Sei tu che scegli chi difendere e come. Prego, prego. Questo una volta era lo studio di un bravissimo avvocato. Accomodati. Stai bene? Vuoi un bicchiere d'acqua? No, sto bene. Sei sicuro? È colpa dell'incidente, ma mi passa ora. Tutto a posto. Va bene, ci racconti tutto dall'inizio. Sono un operaio edile. 6 mesi fa sono caduto da un ponteggio e... E da allora ho giramenti di testa, soffro di vertigini. Faccio fatica anche a fare le scale. E i dispositivi di sicurezza? Quello è il punto. Hai visto? Te l'avevo detto che era brava. Una paratia del ponteggio era difettosa. Non agganciava. Dovevano sostituirla. Ma non l'hanno fatto. Meglio l'hanno fatto dopo. Per dimostrare che era tutto in ordine. Non le hanno dato nessun risarcimento? L'assicurazione ha pagato 10.000 euro. L'impresa ha detto prenderlo o lasciare. Sai che gli ho detto? Che potevano ficcarsi tutti. Bene, 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 bene. Il concetto è chiaro, chiaro, no? Chiaro. Puoi continuare. Non hanno riconosciuto il danno neurologico permanente. Ho fatto decine di visite. Non ci sono evidenze. Non si può dimostrare che il danno sia dovuto alla caduta. Però io prima stavo bene. E dicono pure che faccio finta. Tanto io adesso non posso più lavorare. Non riesco neanche a guidare la macchina. Che cosa me ne faccio 10.000 euro? Ho rovinato la vita. Ci sono testimoni che possono affermare che quella paratia fosse difettosa? C'era il capocantiere, ma... Quello non parlerà mai. Va bene. Grazie, signor Masera. Le farò sapere se accetterò il suo caso. Arrivederci. Dicono tutti così. Per Costanza mancano 4 cappuccini, di cui 2 al vetro e 1 ginseng. Arrivo! Lo sai che ai miei tempi li facevo corretti, i cappuccini ne ho fatti tanti. Li facevo con il cognac oppure con la grappa. Lavoravo in balera. Dov'è che lavorava? In balera, in una balera. Ascolta.
Sorbole, che Dio ti benedica, figliolo. Ma Ettore è... Nudo. Ma stai tranquilla, per essere un convento da cui passano un sacco di uomini nudi. Sei nudo? Senti, per favore mi puoi aiutare? Perché io non ce la faccio più. Ehi, che esagerato! Che problema vuoi che ti crei una suorina tanto gentile? E poi tu, cioè, vestiti, per favore, non posso vedere, vai, vestiti. Azzurra! Eccomi qua, Azzurra. Allora, dove andiamo? Che facciamo? Niente. Ti ho visto parlare con quel signore prima. Che problemi aveva? Franco? Ha avuto un incidente e soffre di fortissimi giramenti di testa. Ottimo, ottimo, perché aiutare gli infermi è una prerogativa del nostro ordine, no? Ah sì, ma stia tranquilla perché a lui ci sta pensando già Ludovica, ok? Ludovica? Ecco. Però se vuole si può occupare di quell'infermo lì. Che cosa ti è successo, caro? Sono caduto dalle scale in ospedale. Oh, mi dispiace. Comunque non ti preoccupare, ci penso io a te, sai. Sì, sì, perché ho fatto anche l'infermiera. Ah, sì? Ecco, stai proprio tranquillo, vai. Scusami. Magari vado a prendere un po' d'aria che... Ecco, sì, sì, grazie. Poi ti raggiungo. Tranquillo. Sì. Ludo, andiamo? Io l'adoro. Andiamo? Dove? Il caso pro bono. Non il barista bono, il caso pro bono, te lo ricordi? Io veramente ancora non so se accetterò il caso. Infatti tu ti puoi prendere tutto il tempo che ti serve, noi intanto andiamo al cantiere e tu... Ti ho detto già di vestirti, no? Andiamo. Suor Costanza, lo sa qual è un'altra prerogativa del nostro ordine? Coprire gli ignudi. Ludo? Andiamo. Girati le spalle che... Sì. Che ti copro. Grazie. Salve, buongiorno. Volevamo parlare col vostro responsabile. Chi Ci è? Parlo io con voi, bellezza. Oh, ecco. Perché non passare al convento? Abbiamo sempre bisogno di volontari, noi. Sono Marco Gambardella, capocantiere. Che posso fare per voi? Buongiorno. Siamo qui per capire cosa è successo a Franco Masera. Lei ci può aiutare? No, io non c'ero, mi dispiace. Non è quello che ci ha detto il signor Masera. Nel senso che non ho visto niente, ecco, volevo dire questo. Però che la paratia fosse rotta, questo lo sapeva, giusto? No, qua era tutto in ordine. Certo che era in ordine e sono già stati fatti tutti i controlli del caso. Ci penso io, grazie. Sono l'ingegner Galli, responsabile del cantiere. Come posso aiutarvi? Vorremmo la copia dei documenti dei controlli fatti, grazie. E perché dovrei darla ad una ragazzina? Non sono una ragazzina. Sono l'avvocato Ludovica Perini e rappresento il dottor Masera. Prego, da questa parte. Un trauma. Esco dall'ascensore, sbatto sulla barella, pum! Caduto sul braccio. Ah! Ma non eri caduto dalle scale? Sì, perché non avevo finito. Esco dall'ascensore, sbatto sulla barella, mi spinge sulle scale, pum! Caduto sul braccio. Oh, che peccato, adesso niente braccio di ferro. Mi sarebbe tanto piaciuto. Adesso cosa facciamo? Adesso cerchiamo qualcun altro. Come qualcun altro? Sì, non vi preoccupate, ci penso io. Andiamo. Andiamo a cercare qualcuno. Tieni. No. Tieni. Prendi. Ah, ascolta. Sai che l'infuso di ortica fa benissimo alle ossa? Dai, bevi. Subito. Ma come cosa succede? Ma non li vedi? Che sembrano ingessati questi bimbi, poverini. Quindi? E quindi bisogna dargli un pochino di movimento, no? Canto e movimento, morbido. Lo sai che se io non fossi diventata suora, sarei diventata una bravissima ballerina.
Non lo metto in dubbio. Però questo è un coro, non è una coreografia. Adesso ti faccio vedere io come funziona. Bambini, siete pronti voi? Sì. Ecco, ok. Musica. È finita per oggi, bambini. Vabbè, pazienza. Allora ci vediamo domani, bambini. Siete pronti per domani? Sì. Visto? Ehi, ciao, come va? Bene, è una bellissima giornata. Ma ti andrebbe di andare a bere un caffè? È un'ottima idea. Andiamo? Grazie. Sì. Sono proprio felice che hai accettato il caso. Almeno faccio qualcosa di buono, no? Chi è? Franco, sono Azzurra. Sono qui con il tuo avvocato. Prego. Scusate la confusione. Come mi mandi testa faccio fatica pure a mettere in ordine. Mi stanco subito. Certo. E poi che serve? Bene. Una firma qui per la procura. Non ho soldi per pagare. Non lo faccio per i soldi. Lei è tua moglie? Era. È morta 2 anni fa. Tumore. Questo è Marco, il capocantiere, quindi eravate amici. No, non amici, solo colleghi. Abbiamo lavorato insieme tanti anni. Beh, vi ho detto tutto quello che so. Va bene, signor Masera, allora l'aggiorno appena novità. Ok. Ok. Grazie, ciao. Arrivederci. Arrivederci. È stato un vero piacere conoscerla. Piacere mio. Kate. A domani. Che brava persona. Simpatico. E anche bell'uomo, eh? Che dici? Intanto siamo sicure di una cosa. Marco ci ha mentito. Chi è Marco? Il signor Gambardella, il capocantiere. Certo che ci ha mentito. Era lì al momento dell'incidente. Deve per forza aver visto che la parete era danneggiata. Anche Franco non ci ha detto la verità, perché quei due si conoscono molto bene. Tra loro deve essere successo qualcosa, forse per via di quella donna. Quale donna? Quella della foto, la moglie di Franco. Congetture. A noi servono i fatti. E i fatti si trovano nei documenti. I casi sono fatti di persone. Mm? E per risolverli bisogna aiutarle e ascoltarle. Sì, certo. Chi è Franco? Poi glielo spiego. Quindi fatemi capire, dovrei fare a braccio di ferro. Sì, tanto il braccio ce l'hai, no? Sì. Lo fanno tutti i papà. Puoi contare su di me. Eh? Che carino che sei. Lo vuoi un succo di frutta? Sì. Va tutto bene? Eh? Tutto bene? Sì, sì, come le dicevo, queste sono le famiglie che hanno richiesto l'affido. Noi stiamo valutando quella più adatta per Elia. Mi raccomando, è strettamente confidenziale. Certo. Bisogna trovare una famiglia unita, solida, non troppo vecchi, non troppo giovani, carini. E non è facile. Emiliano, hai capito? Sì, età media, carini. Ma ho capito io. Venga, sua Teresa, che l'aiuto. No, questo no. E neanche questo. No, perché no? Perché questa è una famiglia che non ama gli animali domestici. Manderebbe lei un bambino in una famiglia che non ama i cagnolini, i gattini o i pesciolini rossi? Magari sono allergici. E comunque non decidiamo noi, ma i servizi sociali. Potremmo sempre dare un consiglio, no? Ecco qui. Vabbè, ecco, questo telefono adesso. No, no, come telefona? Sì, 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 sì. No, scusi, ma che cosa le diciamo? Non si può. Si può, sì.
Pronto, buonasera. Mi scusi il disturbo, stiamo svolgendo un'indagine per il settimanale Suora 24 ore. Certo che esiste. Ecco, la domanda sarebbe, quando andate in vacanza, portate con voi i vostri genitori? Oh, mi dispiace molto. Mi scusi. Beh? Non hanno più i genitori, sono morti. Poverini. Forse questo. Qualcosa che qui potrebbe essere che aiuto. A tavola! Arrivo! Il telefono. Grazie. Oggi mi sono occupata del coro. È stato bellissimo, bellissimo. Vero, Catena? Diglielo. Riprendiamo domani, poi. Sor Teresa, si ricordi che prima del coro dobbiamo continuare a fare quello che dobbiamo fare? Ecco, sì. Elia? Tutto bene oggi? Com'è andata? Insomma, Emiliano doveva fare braccio di ferro alla festa della famiglia. Alla festa della famiglia? Potrei fare io braccio di ferro? No. Cioè, grazie, amore, sei gentilissima, però ci pensa Ettore. Bene, no? Oh, mi sono distratta, poverino, hai ragione. Vieni che ti aiuto io qui. Tu ti sei sciupato. Devi riprendere le forze. Avanti, questo ombrellino di pollo, prendi, su. No, grazie. Mi è passata la fame. Vabbè, come vuoi. Allora preparo un piattino per Ludovica, poverina. Sempre la che studia, sempre la che studia. Che c'è? Devi parlare con Suor Costanza, perché ci sta rendendo la vita impossibile. Che esagerata. No, no, ha ragione, è vero, parlale. Suor Teresa, glielo dica anche lei. È una suora, cosa può fare di male, no? Devi parlare con Suor Costanza. Ecco, Ludovica, cara, ti ho portato la cena. Grazie. E poi tesoro, non c'è solo il lavoro, sai. Devi pensare anche un po' a te stessa. La vita è bella. Lo farò, va bene. Grazie. Ma quindi lo farai davvero? Sì, sì, anzi stavo proprio pensando di prendermi una pausa. È davvero bello quello che fai per Franco. È davvero bello quello che stai facendo per Elia. Ecco qua. Ti ho portato anche un bicchiere di vino. Il mio preferito è il Lambrusco. Grazie. Buona serata. Buonasera. Ciao. Ho forse interrotto qualcosa? No, no, no. Adesso devo ritornare a lavorare. Ma grazie. Senti, bevilo, perché il vino rosso fa sangue. Buonanotte. Buonanotte. Che vita intensa. Ce ne sono di cose da fare qui, Sorbole. Ecco, proprio di questo volevo parlarle. Non c'è bisogno che faccia tutto lei. Senti, Azzurra, devo dirti una cosa anch'io. Mi dica. Ecco, mi devo operare. Come si deve operare? Dove? Ma sta male? E me lo dice così? Siamo calmi, non ti agitare. Non vado mica a fare zac. Devo mettere un pacemaker lì. Un pacemaker? Sì, quello. I medici hanno detto che il mio cuore perde i colpi e che ho bisogno di un aiutino. E poi che non ci sono pericoli. Non ci sono pericoli. E uscirò dall'ospedale dopo 3 giorni. 3 giorni, come nostro signore. E perché non me l'ha detto subito? Perché è una cosa da niente e non volevo ti preoccupassi. Ok, lei però adesso deve stare a riposo, si metta così, si rilassa. Ma no, ma non ci penso proprio. Ho tutto il tempo per stare a riposo.
Nel mio convento non faccio altro che pregare e giocare a carte, pregare e giocare a carte. Che poi vinco sempre io, Non c'è neanche bisogno di barare, perché le mie consorelle sono imbranate. E poi dopo l'operazione ci sarà anche la convalescenza, perché io non so se sarò ancora in forze. Io però ho bisogno di sentirmi utile, Azzurra, ancora utile, sì. Ho i miei anni, sono tanti, lo so, ma posso forse fare ancora qualcosa per gli altri, o no? Ma certo. Tu che cosa volevi dirmi? Che le voglio bene. Anch'io, di più. Adesso devo dare una mano a Emiliano, perché sai, con quel braccio, dimmi tu come fa a spogliarsi.